Chiunque può essere preda del male oscuro, avere una voragine dentro. La depressione è una vera e propria malattia. Per uscirne bisogna chiedere aiuto. Invece per molti è ancora una colpa, una vergogna, circondata dal silenzio. Mi sono innamorato di te. Luigi Tenco se n'è andato così, lasciando un biglietto in cui accusava il pubblico di Sanremo di preferirgli Orietta Berti. Come Mia Martini, perseguitata dalle calunnie e emarginata. Oggi mi sento molto sola perché non ho più amici. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Inutile cercare conforto nell'alcol. Lo racconta di sé Asia Argento, che ha lottato per cambiare, mentre il suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, non ce l'ha fatta. Quando uno è depresso, c'è una grande lezione, secondo me, che dobbiamo imparare tutti dalla depressione, che è una malattia che purtroppo è ovunque. Marco Masini, vittima di pettegolezzi crudeli, ha sofferto di depressione e interrotto la sua carriera finché Carlo Conti non gli ha teso la mano. Giorgia ha affrontato il buio dopo la perdita di Alex Baroni 20 anni fa. Grandi artisti come Vasco Rossi e Patti Pravo forse si sono illusi che una vita spericolata avrebbe portato via il dolore, ma non ci sono scorciatoie. Veronica Pivetti non ha taciuto, ha parlato con coraggio della sua malattia durata 6 anni e del percorso di guarigione. Io ho imparato a conoscere il dolore con la depressione. La depressione è una malattia che va curata. Perché, come dice oggi Asia Argento, tutti devono sapere che si può rinascere. Ecco, si può rinascere. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie di essere qui. Ci tengo moltissimo a questo momento insieme, credetemi. Volevo partire da un'intervista dell'amica Mara Venier fatta ad Asia Argento a Domenica Inn, dove Asia si è trovata anche, se vogliamo, a difendersi, no, da delle accuse per quanto riguarda il suo ex compagno. Ora, sentite bene, poi commenteremo queste parole insieme ai nostri ospiti. Avevo dei malesseri nella mia vita che non avevo risolto, dei problemi profondi che poi ho risolto negli anni. Ora sono serena, non ero serena. Lui ti ha aiutato molto in quel periodo, lui nei limiti del possibile, perché era un uomo che girava il mondo. Bevevamo tutte e due e anche lui tendeva alla depressione, però insieme avevamo un senso of humor un po' dark, tutte e due, però ci sostenevamo, ci stavamo vicini, ci volevamo bene, quindi tutte e due eravamo molto soli, perché lui veniva da un matrimonio, insomma, separati in casa da anni, e quindi anche lui, io ero sola da tanti anni, e quindi ci siamo ritrovati con i nostri problemi, i nostri difetti di carattere, però purtroppo due alcolisti insieme affogano. Ecco, e Asia, sempre Domenica Inn, devo dire un'intervista molto forte, molto profonda di Mara, ha parlato anche dei messaggi rivelati poi da un libro scandalo che, insomma, ha un po' accusato Asia in maniera, secondo me, vergognosa. Ascoltate. Infatti la famiglia sua mi ha fatto fuori, io non sono potuta andare... Cioè c'è stato un disegno da parte della gente intorno a Anthony, hanno fatto anche un documentario, di addossarmi la colpa a me, esatto, del suo suicidio, perché era colpa mia, di ritenermi irresponsabile. E io, credimi, mi sono data questa colpa, io per prima, è impossibile non farlo se qualcuno così vicino a te si toglie la vita. Quindi se c'è da prendersi la colpa io me la prendo, però trovo che sia riduttivo per spiegare un male così grande come quello di togliersi la vita, di sparire da questo mondo, perché è una discussione che andrebbe fatta. Dire si toglie la vita perché lei l'ha tradito, vabbè, ok, mi prendo questa colpa, però quest'uomo era un uomo grande, un uomo intelligentissimo che stava molto male, fragile, che nascondeva questa fragilità, che non poteva farla vedere perché lui era l'uomo duro, il bad boy, il gitano, e quello che appunto andava a pranzo con Obama nel bar. Allora, Roberto,
Tra l'altro Miriana mi dice che era con Asia in quel momento. Periodo, sì. Allora Roberto, vogliamo raccontare un po' che cosa è successo? Tu che chiaramente te ne sei occupato, Alessi, per il tuo giornale. E il motivo veramente di infangare, di andare contro una donna, di darle un peso così, così forte... Io non lo so, mi ha molto colpito quello che è successo. Sono assolutamente dalla parte di Asia. A te. Ma intanto voglio sottolineare che certe scelte vengono fatte dall'individuo. Non c'è mai qualcuno che ti porta a fare una scelta così estrema come quella che ha fatto Bourdain. Asia è totalmente innocente, tra l'altro molto molto più giovane e anche con una vita pure difficile, perché ricordo che Asia deve anche seguire due figli e non ha compagni perennemente presenti, certo, nel dividere questa grande responsabilità, per cui si è occupata di Bourdain finché ha potuto. Oltretutto lui viveva in tutto il mondo, perché è stato uno chef che ha vissuto dal Vietnam a New York, a Parigi, e a un certo punto pure Bourdain, che aveva anche problemi pesanti di altro tipo, non solo quelli della depressione, parlo di alcolismo e anche uso di sostanze, pare, arrivasse appunto a minare quello che era il suo equilibrio. Asia è totalmente innocente. Succede però che le famiglie, nel momento in cui una persona a cui tu vuoi bene, e parlo della famiglia di Bourdain, della moglie separata in casa di Bourdain, dicano: stava bene, non è colpa sua, noi non ce ne eravamo accorto perché lui non era così. E allora scaricano la responsabilità su qualcuno per dire: tu hai la colpa, non è colpa nostra, e lui stava bene prima di incontrare te. E questo è un protocollo che viene seguito molto ma molto spesso, e parlo anche per esperienza personale. Adesso abbiamo una professionista qui come Maria Rita Parsi, alla quale poi faremo delle domande importanti, perché credo che poi siano i medici, no, che devono rispondere alle domande, cioè devono essere i medici a rispondere ad alcune domande e le persone che ci sono passate a raccontare. Certo. Miriana, sì, su questo caso di Asia Argento, tu mi dicevi che eri con lei? Sì, ero con lei e le sono stata vicino. Assolutamente innocente Asia. Probabilmente ha avuto dei problemi di coalcolismo, no? Tipo, certo, che può avere anche la famiglia, cioè diventare, essere smarriti, ora io non sono una professionista, ma essere smarriti anche loro e... In questo caso Asia in realtà stava già agendo per allontanarsi da questo rapporto che era improprio, perché sappiamo benissimo che se stai con un alcolismo, un alcolista, non riesci a uscirne, in realtà ti devi distaccare da tutto ciò che è intorno. Chiudere. Allora, volevo sentire Federico, Barbara, poi partire dalle nostre storie adesso, dalle vostre storie. Marco, adesso arriveremo anche da te, perché sono storie di racconto ma anche di riscatto, attenzione. Sì. Federico, volevi intervenire su questa questione di Asia Argento? Sì, io ho trovato veramente orribile dare la colpa a una donna. Volevo proprio dire questo, cioè accusare Asia Argento di aver quasi indotto o contribuito al suicidio di una persona che aveva una miriade di problemi di quel genere, io lo trovo veramente infamante. Barbara, cioè, Barbara De Rossi. Scorretto. Eleonora, io posso raccontare la mia esperienza. Io, a seguito di una gravidanza molto difficile e di un distacco, parlo proprio di sentimentale, di un distacco da una persona di famiglia che per me era molto importante e che era un componente della mia famiglia, parlo di un distacco, di una lite che ci ha separato per sempre, e io sono caduta in questo vuoto. Io l'ho definito così perché la depressione è un vuoto che assorbe la vita. È un rifiuto. E qualcosa è una fragilità, una malsopportazione di certe cose che ti accadono, che possono essere... molteplici, sono i dolori della vita, no? Sono le separazioni, i dolori, quando viene a mancare qualcuno che amiamo, sono gli insuccessi,
le difficoltà nel lavoro, tutto ciò che appartiene al nostro mondo, ma che è quello proprio delle emozioni, no? È quello che riguarda il dolore. Quindi io mi sono trovata a vivere il vuoto. Improvvisamente ho cominciato a perdere interesse per qualsiasi cosa, avevo la bambina piccola e non riuscivo più a reagire in una maniera corretta, cioè quella alla quale noi siamo sempre stati abituati, ognuno di noi vive in una certa maniera. Che significa che non agivi in maniera corretta? Non agivo, nel senso che non avevo più reazioni normali. Non succedeva una qualsiasi cosa, io avevo perso qualsiasi interesse, io vivevo così, immersa in questa bolla. E naturalmente mi rendevo conto di essere distaccata, perché io ho avuto una depressione classica, vorrei, poi Maria Rita ne parlerà molto più approfonditamente, però la depressione classica non è quella che colpisce la maggior parte delle persone e che non sfocia in patologie più gravi, no Maria Rita? Certo. Io, che ha naturalmente cause, sfumature diverse per ognuno di noi. Sì. Io ho avuto questa depressione che mi ha portato a distaccarmi, io ero totalmente distaccata da tutto, anche dall'entusiasmo di aver avuto la bimba, quindi io... naturalmente ho avuto il mio ex marito che mi ha prontamente accompagnato da un professionista, perché questo è molto importante, sì. Avere vicino qualcuno che ti aiuti, che sappia, no, indirizzarti. Ma perché tu potevi agire nei confronti delle persone che ti stavano intorno inconsapevolmente, io sono stata travolta da un'ondata, da un pianto continuo, io piangevo e addirittura mi erano venute delle aritmie al cuore, io avevo il cuore che saltava di ritmo, cioè non riuscivo più allora, Miriana, anche Miriana Barbara ha avuto una cosa molto simile a quella che tu stai raccontando, sì, certo. E ti ringrazio perché forse è la prima volta che tu lo stai dicendo. Io non l'ho mai detto a nessuno questo, Eleonora, non ho mai parlato di questo, è la prima volta in assoluto che parlo di questo, ma io ero incapace di reagire, ma somatizzavo, io non so che diamine è successo, ma somatizzavo fisicamente il mio malessere, quindi mi ha colpito a cuore, cioè io a un certo punto avevo il cuore che era diventato una specie di barattolo che rotola. Brava. E quindi sono stata accompagnata subito da professionisti che mi hanno preso in cura. Come ti rapportavi con la maternità in quel momento, Barbara? In quel momento molto male, nel senso che ero anche dispiaciuta, perché mi rendevo conto di quanto fosse faticoso, perché una delle caratteristiche della depressione è la grande fatica che si fa, no? Ad alzarsi la mattina, ad affrontare le cose, si fa fatica a fare le più semplici cose, no? E magari uno lo legge e dice, sai, ho un momento di stanchezza, uno deve saper cogliere perché bisogna parlarne. C'erano dei momenti in cui non eri vicino alla bimba, no? Certo, tua figlia. Non ero vicino a nessuno. Quando ti capita una cosa del genere, Eleonora, ti cade il mondo di fianco e tu ti volti e dici, oh, è caduto il mondo di fianco, ma non te ne importa granché perché sei distaccata. Io mi sono curata, allora la fase più acuta è durata qualche mese, fino a quando io non sono entrata in un regime di controllo, perché questa è una cosa dalla quale si può uscire e va naturalmente gestita insieme a dei professionisti, per cui io ho dovuto prendere dei farmaci e non lo dico con grande tranquillità, perché esistono farmaci che possono aiutare, e ho fatto un percorso insieme a una psicoterapeuta, cioè vanno riaggiustate, è come perdere la strada, è come qualcosa che ti porta fuori dal tuo percorso
e tu devi riaggiustare, trovare le chiavi, rimettere a posto, no? Questo Miriana, credo, Maria Rita. Tu mi riconosci nel racconto di Barbara? Io Barbara ti ringrazio per aver condiviso con noi questa importante testimonianza. Vai, è importante perché, guarda, posso dire un'altra cosa, Eleonora, che secondo me è importante. Non si può generalizzare. Molto spesso in TV si parla di depressione quando capitano delle cose molto violente, ad esempio. Allora, non sempre la depressione produce, non ha spirito distruttivo, te lo può spiegare molto bene Maria Rita. Diciamo che è anche allarmistico, perché guarda, quando a me hanno detto hai la depressione, io poi sentivo queste cose in TV e dicevo, oh mamma mia, ma allora io posso fare delle cose gravi. Allora io posso impazzire ad un certo punto e fare qualche cosa che non va bene. Miriana, perché se ne parla in maniera sbagliata. Noi oggi vogliamo cercare nel nostro possibile, chiaramente, di parlarne in una maniera corretta. Non lo so, me lo dirà lei poi, professoressa, se lo stiamo facendo con competenza. Allora, Miriana. Io quello che sentivo era tutto più grande di me, mi sentivo che avevo fallito come mamma, che non ero in grado, che ogni suo pianto per me era un fallimento, tant'è che diciamo a un certo punto ho cominciato a chiedere a lui aiuto perché non riuscivo, mi dicevano, non so, in modo ignorante forse, ma anche per aiutarmi. Però chiesto aiuto. Ho chiesto aiuto. È quello aiuto che molti non fanno. Ecco, mi è successo un episodio grave, cioè... dormivo, ormai ero attaccata al bambino in un modo folle, non volevo neanche nessuno che lo prendesse in braccio, ce la devo fare da sola, ma non sono comunque abbastanza. Mi scivola il bambino a terra. Io mi addormento perché non ce la faccio più, mi scivola, basta. Lì chiamo questa dottoressa straordinaria, mi dice non ti vedo, questo avviene dopo 2 mesi. Cioè tu avevi il bambino, scusami Miriana, allora mi addormento il bambino in braccio, per fortuna era basso, e lascio il braccio, mi scivola il bambino e lì sono entrata in una crisi terribile, perché mi era scivolato mio figlio, ecco, non sono in grado, sono sola, aiuta. Ho cominciato a chiedere aiuto, ma è gravissima questa cosa. E quando ti sei accorta poi che l'avevi fatto? Perché poi immagino che tu ti sei addormentata, il bambino dormiva. Non dormivo più, se lui piangeva correvo, oddio non gli do abbastanza latte, mi facevo male da sola, quasi a farmi male, perché non volevo sentire il suo pianto, volevo calmarlo in tutti i modi. Quindi questa entri in questa ossessione folle di non essere abbastanza. E ho chiesto aiuto, una dottoressa di famiglia meravigliosa, è venuta tutti i giorni finché... Vedi? Dottoressa di famiglia che passava tutti i giorni con la sua macchina, perché aveva capito, perché ero in quel momento, vivevo in un luogo un po' isolato e le donne del vicinato passavano ad aiutarmi. Ragazzi, bellissima. Una sorellanza, vedi? Meravigliosa, bellissima. E una dottoressa bellissima. Meravigliosa. Bellissima. E quindi allora, sono uscita... Dottoressa... Allora, qui stiamo parlando di depressione postpartum, che è un tema che noi trattiamo purtroppo spesso con i casi poi di cronaca, cioè si arriva a dove non si deve arrivare, no? Credo che anche parlarne sia importante leggere alcuni segnali anche delle persone che ci stanno ascoltando, che ci guardano con interesse. Ma anzitutto permettetemi un primo sassolino, siamo insieme mente, corpo e immaginario, siamo insieme, quindi quando qualcosa, come appunto l'aver messo al mondo una creatura, che prevede anche poi momenti depressivi, cambiamenti, sbalzi ormonali eccetera, non solo, ma hai dato vita a qualcosa di cui avrai la responsabilità nel tempo, quindi a quel punto situazioni interne, e qui c'è la radice psicologica dei problemi, emergono, sarò in grado, lo affronterò, ce la farò, si rimettono in moto meccanismi che hanno a che fare anche con la nostra nascita, col nostro rapporto con la madre. Sì. Ecco che in quel momento, se ci sono stati traumi e situazioni, l'aiuto è fondamentale ed è un aiuto, attenzione, che deve essere da una parte terapia, puoi parlare, dall'altra anche il medicinale, cioè voglio dire è un aiuto reale. Però dato dai professionisti, non da soli ragazzi, no, assolutamente, quello affidatevi ai professionisti. Non solo, Federico, ma chiedere aiuto è fondamentale, perché in questo caso questa depressione... Allora vorrei mandare tre filmati adesso su Federico, Leopoldo e Marco. Marco 2 anni fa
è venuto qui a raccontare i suoi guai con il fisco, una situazione pesante che si era aggiunta alla sua depressione. Sono passati 2 anni, adesso qual è la situazione? Intanto andiamo indietro nel tempo, sentite. Guarda lì, Marco. Lo studio, tra virgolette, commercialisti che mi seguiva, per 4 anni hanno sbagliato le dichiarazioni dei redditi e quindi poi sono cominciate ad arrivare delle cartelle, perché molto probabilmente a loro arrivavano gli avvisi bonari, non mi dicevano niente, poi mi sono cominciate ad arrivare queste cartelle, ma con una successione, ogni giorno arrivava una cartella, quindi questo per un sacco di tempo, fino a quando si è accumulata una cifra esagerata e ho perso tutti i soldi che avevo da parte, mi hanno portato via la casa. Ti hanno pignorato. Allora Marco, oggi io un po' ti conosco, ti vedo molto emozionato. Forse sentire anche, non so, anche condividere forse questo tipo di emozioni, anche se in maniera diversa. Assolutamente. Ecco, intanto come vanno le cose adesso? Molto meglio, molto meglio. Io posso parlare un attimo di la mia esperienza. La patologia, la depressione è subdola. Sì. Ti annienta, ti abbassa tutta l'autostima, perdi il desiderio per le cose piacevoli, per lo studio, per il lavoro. E quindi continui ad accumulare dei pensieri cattivi, negativi. E insomma, io ho fatto una cosa, sono andato via intanto da dove abitavo, sono andato in Puglia, io ho origini pugliesi, quindi... Andato alle radici. Sono andato, esatto, dove degli amici mi hanno ospitato a casa, ho fatto delle sedute di psicoterapia a Rodi Garganico e ho iniziato a prendere dei farmaci antidepressivi che mi hanno aiutato molto. Però poi la cosa era, non so come si dice, ripetuta, sì. Depressione... Avevi un costante ritorno, esatto, della depressione, non era solo episodi depressivi costanti. Esatto, e quindi facevo queste sedute, ogni 15 giorni ritornavo, facevo le sedute, fino a quando mi sono dato, ho avuto la forza di darmi un colpo di reni e mi sono detto adesso comincio a diminuire le medicine, mi alzo presto la mattina, vado a correre in riva al mare, bello, riprendo a suonare la chitarra. Bello. E ho iniziato a progettare ancora, a tenermi impegnato con la mente e ce l'ho fatta, anche grazie a 2 produttori di Roma, Bruno Fustaci e Alessandro Carpigo, che mi hanno chiamato non per quello che mi era successo, ma la prima cosa hanno premesso, ti chiamiamo perché sappiamo che sei un artista che ha ancora tanto da offrire. Io volevo ringraziare loro perché ho fatto una serie di film con Enzo Salvi, Maurizio Mazzoli, Crisula Stafida. Ti sei ripreso per cui adesso. Sì, sì, mi ha dato gioia. Mi ha dato gioia e forza e io li ringrazierò sempre. E coglievo l'occasione per salutare. I tuoi guai col fisco ora li stai affrontando? Devo ricominciare a lavorare. Lavorando, per cui lavorando uno può anche pagare i guai che ha combinato. Certo. Attenzione. Allora, Federico Vespa è qui. Ad un certo punto della sua vita è arrivata questa malattia, la depressione. All'inizio, per tua stessa ammissione, hai sottovalutato il problema, poi finalmente ti sei reso conto che dovevi prendere di petto questo momento. Allora, guarda anche tu lì, noi mandiamo la messa in onda lì, Fede. Ah, ok. La grossa difficoltà di questa malattia è che tu da un giorno all'altro ce l'hai, cioè nel senso, almeno a me è capitato nell'arco di 2 giorni di avere un grossissimo vuoto dentro, di non sentire più quasi nulla a livello emozionale, cioè praticamente mi sentivo anesterizzato da tutto il mondo, cioè ero proprio in una campana di vetro, non sentivo più niente. Quanti anni avevi? Neanche 19, perché... Poi giovanissimo. Sì, eh? Sì, sì. E ho passato 1-2 anni a dire vabbè, queste emozioni torneranno, questa anedonia che io ho scritto nel libro, cioè l'anedos, l'assenza di emozioni, sì, tornerà, in realtà non tornava, anzi peggiorava. Federico, infatti, è ritornata, in alcuni momenti è ritornata questa no, depressione, questo male? No, io se ne sono uscito definitivamente ormai alcuni anni fa, però... Ci sono un po' di cose da dire nel mio caso. Innanzitutto l'età. Io ce l'ho avuta 18 giovanissimo. 18 anni. Depressione giovanile. Il momento di entrare nella vita. Soffrono tantissimi ragazzi. Esatto. Adesso arrivo da lei. E la cosa che mi ha colpito nel sentire Barbara Rossi, nella quale mi sono molto rispecchiato... Sì, Barbara. Bellissima. Sì, perdono. È la
bastardaggine di questa malattia, cioè quella che in un nanosecondo lei ti prende e ti porta via. Cioè non è una cosa che va a gradini, è una cosa che nel mio caso mi è successa da un minuto ad un all'altro. Altro, cioè la sensazione di non sentire più nulla, avere un nodo in gola perenne e, sempre nell'intervista della De Rossi prima, essere praticamente indifferente a tutto, cioè ti casca il mondo vicino. Sì. Quindi perdi i rapporti. Ah, è cascato, i rapporti ne risentono tantissimo, poi tu cosa fai a 19 anni? 19 anni non lo sai che roba è, e quindi fai l'errore peggiore, che è quello che ho fatto io, quello di aspettare un anno, anzi due. In realtà, dicendo vabbè, ma tanto passerà, perché quanto vuoi che duri? In realtà io poi dopo due anni sono esploso, andai da mia madre, che tuttora ringrazio, e gli disse guarda, non ce la faccio più. E lei capì il problema, e da lì cominciò un lungo percorso fatto di farmaci, fatto di terapia. E consentimi di dire una cosa, tutti quelli che pensano che non bisogna manifestare il disagio perché la gente può pensare che tu sia un la malato, vergogna, il malato. Innanzitutto eliminate quella gente dalla vostra vita, tanto per cominciare, per primo. Sono tutti così. E allora eliminate quasi tutti, se tu sono tutti così, ma io spero di no, e soprattutto parlate. Allora, perché diciamo, non parlare dobbiamo dire le cose come deleteria. Stanno. C'è un'ignoranza di fondo su questo tema. La verità, per quello che io vedo, ho incontrato in questi anni, dove ho trattato spesso questo tema della depressione, purtroppo non è che uno vuole fare una colpa a chi non sa, per carità, però c'è una insensibilità e un'ignoranza di base. Questo è quello che è l'idea, ecco, che mi sono fatta in questi anni. Barbara, poi volevo mandare le cose di Leopoldo. Esatto, c'è una grandissima ignoranza perché viene raccontata come una specie di mostro da abbattere, capisci, Eleonora? Ma non è un mostro da abbattere, è qualcosa, bisogna spiegare molto bene alla gente che questo vuoto, che può prendere tutti, perché questo vuoto fa capo a dei dolori, ad un disagio, ad un fastidio forte, oltrepassa la soglia, è come un dolore che è talmente forte, un insuccesso forte, può essere una qualsiasi di queste cose, che oltrepassa la soglia, non è più gestibile, no? È come se tu non avessi più la capacità di gestire. Va spiegato questo alle persone, non è una cosa di cui vergognarsi, non è una cosa da cui non si esce. C'è una dottoressa lì, da voi in studio, che lo spiegherà molto bene. La depressione classica, che è quella più frequente, che colpisce le persone, perché poi ci sono anche delle depressioni che sfociano in patologie diverse, no? Barbara, ecco. La sensazione è questa, nel corso di questi anni, dove questa malattia si è infiltrata in trasversalmente, in qualsiasi tipo di società, cioè è trasversale questa malattia, va bene? Ecco. Sì, allora, in questi anni non c'è stata una cultura tale... comprendere che cosa significa essere depressi. Ma tu fai una trasmissione dove ne parli. Ma quando uno è depresso... diventa un'offesa, quello è depresso, per cui evitiamolo, isoliamolo, allontaniamolo, etichettiamolo. E la verità è questa. Ma perché il male più grande è l'indifferenza? Leopoldo, bullizziamolo. È così. Leopoldo, voglio sentire cosa ne pensi tu. Mastelloni. A differenza loro, che sono state fortunate con la maternità, quando tu non ce l'hai questa responsabilità, succede quello che hai detto tu, vieni messo da parte perché diventi non come eri. Io, per me è stato forse l'età che avanzava, mi è venuta questa cosa tremenda, prima del cuore che è andato un po' come a Barbara in subbuglio, e poi questo attaccamento morboso al letto, per stare a letto rinunciare a tutto, anche a mangiare. Allora, vediamo la tua storia. Guarda lì, Leopoldo. Purtroppo il mondo dello spettacolo, diciamo, dei datori di lavoro, molte volte si aggancia a queste cose, regresse, che ti portano a uno sconfiteor.
E purtroppo succede, a me è successo, ero ancora per fortuna più giovane e mi sono visto chiuse le porte in faccia. Ancora oggi, se non fosse per lei, io mi è vietata una trasmissione dopo nella nel serale. No, voglio dire, tutto questo è come lo recepisci. Allora c'è la reazione a cercare altre strade. Purtroppo lui, secondo me, l'errore più grande è stato proprio quello dei farmaci, che ti alterano totalmente il tuo essere, il tuo volere. E allora ti sbanda e ti porta a ucciderti senza volerti uccidere, perché la depressione ti porta a un'estrema solitudine che tu non cerchi ma hai, però poi te la trovi perché eviti, e questo è gravissimo. Ti aiutano gli amici, i conoscenti, quello è importantissimo. Ignoranza hai trovato. Enorme. Aprite Marusca, grazie. Secondo me non si dovrebbe fare nella tua trasmissione 10 minuti al giorno per spiegare la depressione con dottori come il Parsi, perché poi non tutti abbiamo la possibilità. Ma parlami di te. Di me? Sì. E il rapporto con gli altri. Quanta ignoranza hai trovato nella tua vita? Pensano che sia un'eccentricità di un attore, che c'ha il ghiribizzo, rifiuta di andare in un posto dove prima ci andava, quello è strano. Non viene più, non si muove più. Anche il lavoro mi ha aiutato molto, lo ripeto e ribadisco quello che ho detto prima. Poi quando il lavoro invece si arresta, che fai? Dormi. Dormi, perché è difficile far capire agli altri che basta un buongiorno e un buonasera, basta una chiacchiera, una convivialità anche stradale. Questo non c'è, perché dicono, vabbè, quello è strano, oggi sta storto. Oppure non ti vedono per 5 giorni, tu che fai una cosa ogni giorno a mezzogiorno, dico, faccio esempio, non ti vedono per 15 giorni fare quella cosa a mezzogiorno, dici, vabbè, chissà in quale nirvana allora, sta vivendo. Io adesso vi mostro la cattiveria che c'è anche nei social, non solo. Sì, adesso io non voglio accusare i social, perché i social sono veicolo di tante è cose un veicolo bellissime. Di cattiveria. Però sono anche veicolo facile nello scrivere nello bianco delle cose orribili. Allora, abbiamo gli screenshot, si possono mettere? Guardate che cosa hanno scritto a questa donna, si chiama Marusca Albertazzi. Ciao Marusca. Ciao, allora, io non so perché ti hanno scritto sta roba, adesso me lo racconti, ma sei sicura di essere depressa? Non si vede. Cambia psichiatra. Sei stata così, fatti ricoverare. Oh, la depressione è la malattia delle ricche borghesi che non hanno da fare. Ce ne questa sono altri? Mandiamo gli altri, per favore. Ignoranza. Allora, mandiamone un altro, così lo leggo, grazie. Aspetta, piano. Eccole qua. Allora, sì, ti credo che dormi la notte, ti droghi. Dai, che la vita è bella e non hai motivo di stare così. Sei stata così, fatti ricoverare. Dove? Ecco, e continuano. Ce ne sono altri poi, perché leggo le stesse... Ah, due, vabbè. Allora, perché, Marusca, ti hanno scritto queste cose? Cioè, perché, secondo te, se uno sta male, ti ammazzano ancora di più? Perché? Cioè, che cosa dopo me lo dirà la Parsi? Che cos'è che scatta? Qual è il meccanismo che scatta... per malefi, io non so, non so che termine usare, me lo dirà la Parsi fra poco. Ma capite che se uno vede che una persona sta in difficoltà, allora, in teoria l'aiuta. No, qua siamo, se uno vede che sta in difficoltà, si gira dall'altra parte e dice ciao. Marusca. Magari dicesse ciao. Magari dicessero ciao soltanto. Magari. Quando vai io sono stata educata. Sono stata educata. A te. Eccomi. Allora, in realtà queste frasi a me sono state dette quando io ero malata di depressione. Io sono stata malata di depressione più volte nella mia vita. Ho avuto due depressioni postpartum. Io e queste due Vai, Marusca. No, si è si è bloccato il collegamento. Va bene, allora, tante depressioni postpartum. Posso mandare? Eccola, di nuovo tornata. Ci sei, eccomi. Marusca? Ah, sì, non so se c'è un problema di collegamento. Sì.
Allora, dicevo che io mi sono ammalata senza un problema apparente, cioè nel senso io non avevo una situazione familiare, una situazione personale ideale. Avevo desiderato tantissimo mio figlio, entrambi i miei figli, avevo un marito che amavo, non era la stessa situazione, cioè non c'era quel dolore di fondo che racconta Barbara. Io in realtà sono arrivata alla mia prima depressione postpartum come uno shock, perché non me l'aspettavo. Sì, era una persona ansiosa, avevo avuto altre problematiche prima, ma non mi aspettavo quel macigno, perché per me più che un vuoto è stato un macigno. Era come se io avessi sulle spalle un enorme sacco pieno di pietre che mi tirava giù. E come se avessi una specie di velo sugli occhi che mi impediva di vedere qualunque colore. Però io sentivo pesantezza, sentivo fatica. Perché vengono offese le persone? Che cos'è che scatta? Qual è il meccanismo sadico che scatta in questo senso? Allora, ogni storia è una storia. Cominciamo a dirlo serenamente. Cioè, ogni persona ha un patrimonio di cose che le fanno accadere questi episodi depressivi. Evidentemente lì non c'è, c'era un motivo anche fisiologico, perché ci sono motivi psicologici, ci sono motivi fisiologici, ci sono insieme, l'insieme produce un certo perché tipo di reazione. Perché scatta l'isolamento? Ma l'isolamento è hai detto prima una parola che credo molte persone che hanno avuto dei problemi immediatamente vogliono negare questo, perché altrimenti viene etichettato, c'è la vergogna, no? Sì. Sei strano, sei buffo, sì. Non sei capace, non sei... È tutto un problema legato all'autostima e alla possibilità che tu hai di poter dire alle persone io sono in grado, in questo momento è un momento di pausa, aiutatemi. Chiedere aiuto nel senso buono della parola è qualcosa di altamente complesso, sì. Perché scattano mille meccanismi, vengo svalutata, non considerata, non ce la faccio, o ce la dovevo fare in un altro modo, si aspettavano da me, quindi scattano tante cose. Poi ci sono i fattori insieme, capito? Cioè il fattore può essere fisiologico, può essere psicologico, può essere di ordine genetico, cioè ce ne sono tanti di fattori insieme, sì. E determinano, attenzione, stiamo parlando di episodi depressivi che capitano e durano dei mesi oppure un paio di anni. Poi ci sono situazioni invece di depressione maggiore, che è un'altra questione, lì il problema è veramente border, cioè c'è da affrontarlo perché ci sono fattori di ordine anche genetico. Allora, mandiamo solo per un attimo, che poi è una storia adesso, una storia alla quale tengo tantissimo, come le vostre, che ci aspetta dall'altra parte. Volevo solo mandare quel 1967, quando Luigi Tenco, durante il festival di Sanremo, si tolse la vita. Incredibile. È un caso che scosse tutta l'Italia, ecco, questo credo fosse il TG che aveva dato all'epoca la notizia. Guardate. Luigi Tenco, un cantante autore di 29 anni, è uscito drammaticamente dalla scena perché le giurie del 17° Festival di Sanremo avevano escluso la sua canzone. Il festival si sente dire in lutto. Ciò non gli impedirà, tuttavia, di portare avanti fino al traguardo di sabato una macchina che, per gli interessi che la muovono, evidentemente non può fermarsi. E la conseguenza più grave fu la trasmissione di questa depressione che è durata per Dalida, la sua fidanzata, per 20 anni finché non c'è cascata pure lei. Perché c'è una sottile linea di collegamento. Per cui anche nella famiglia, se riesci a ricordare qualcosa che non è andato come deve andare... quello che dicevamo prima con Asia Argento. Sì, infatti, con Asia che è una...